un caloroso saluto ai nostri amici a casa. Oggi con le nostre telecamere guidate dall'abilissimo Alessandro Mastrini vi abbiamo portato nella meravigliosa Assisi. Ci troviamo nella piazza principale di Assisi perché stiamo per assistere alla mostra pittorica curata da Giovanni Iovine e Valentina Lanzoni, Viaggio d'arte in Europa. Alla mostra partecipa anche il pittore Antonio Spitaletta, che ora ci spiegherà tutto sui suoi quadri e sulla sua filosofia di vita. Allora ci dica un po', so che gli dicono che questi quadri sembrano tridimensionali, digitali, come fa a realizzare questa tecnica? No, niente, è semplicemente una tecnica antica che usavano i vecchi maestri di pittura, che io da bambino ho sempre apprezzato, perché nell'elemento artigianale di questa tecnica pittorica l'ho esaltata, anche grazie anche alle tecnologie che abbiamo oggi noi in uso, tipo la fotografia, il digitale, eccetera. Io uso questi mezzi solo da un punto di vista di ricerca fotografica, però poi quando vado a rappresentare pittoricamente uso semplicemente gli stessi strumenti che usavano i vecchi maestri del 600, del 700, del 500, quindi pennello e olio. A ogni quadro c'è una ricerca, c'è un pensiero, c'è un sviluppo. Diciamo, l'ultimo quadro che ho fatto sarebbe questo, che magari ne potrei parlare. Qui ho voluto rappresentare l'amore, che noi quando sentiamo verso l'attrazione verso l'altro, quindi verso una donna e viceversa, crediamo che è un nostro sentire, ma questo nostro sentire non è altro che è insito nella natura, nell'universo. Tutti gli elementi della materia, gli elementi chimici cercano l'altro per fondersi, quindi anche i nostri sentimenti rispecchiano questa materia e questa ricerca chimica. E io ho voluto rappresentare due diversi elementi, quindi la pietra pomice, che è completamente diversa da una mela, però questa ricerca dell'altro tendono a fondersi, e penso che non esista nulla nell'universo che non abbia questa reciprocità di ricerca dell'uno verso l'altro. Quindi anche nei nostri sentimenti che cerchiamo l'altro, ma poi anche nella natura stessa, cioè anche l'acqua che quando piove cerca la terra, dalla terra nasce, germoglia una pianta, quindi c'è una reciprocità continua è infinita, no? Tra tutti gli elementi, ma anche l'universo, cioè il pianeta che gira attorno al Sole, oppure la Luna che attrae il mare, lo fa elevare in un certo senso, c'è questa continua reciprocità. Quindi per me già io vedo l'amore semplicemente quando la luce tocca la superficie della terra, oppure cerca il riflesso nell'acqua, la luce che tocca l'acqua, quello è anche amore, c'è una reciprocità, una ricerca dell'altro. Antonio, cosa ti ha portato a dipingere? Com'è nata la passione per l'arte? Diciamo che è nata esattamente quando sono nato io. Cioè, come sono nato io è nata l'arte in me, cioè? È una simbiosi, me ne sono accorto già quando ero bambino, prima ancora di iniziare a dipingere. E cosa facevi? No, osservavo la natura, le emozioni che avevo io da bambino quando osservavo semplicemente la luce, l'atmosfera, i tramonti, e trovavo una certa attrazione verso questi elementi, cose che io sentivo e non sentivo dire mai da altri bambini, ma io parlo di bambini quando avevo 8 anni, 7 anni, quindi ho dei ricordi che poi già a quell'età io già disegnavo, sentivo un'attrazione verso i disegni, che poi man mano si è sviluppata e ho capito che in me questo dono che era il disegno, ma mi sono accorto poi negli anni che non si è fermato semplicemente alla capacità di rappresentare con la penna o con il pennino una rappresentazione di immagine, quindi capacità nel disegno, no, ho capito negli anni che ho qualcosa in più, cioè tipo potrei dire tipo un sensitivo, cioè vedere oltre, vedere oltre, cerco poi di rappresentare nelle mie immagini pittoriche, cioè non è quindi una capacità tecnica rappresentativa, ma è vedere oltre la realtà di quello che noi vediamo di consuetudine nella vita, no? Cioè vedo proprio oltre, io cerco poi di rappresentare questo oltre in pittura, quindi vedo un doppio dono, e che
sto cercando di coltivare, di arricchire negli anni con la passione e di portare avanti questa mia ricerca, che poi non è altro che una ricerca verso la conoscenza, verso la verità. Questo quadro che si chiama A mezzo mare, non so se l'ho pronunciato bene, sì. Cosa rappresenta? La libertà dei pesci che non sono catturati o non c'entra nulla? No, niente, a mezzo mare praticamente è una parola, un'espressione napoletana, perché io vengo da Napoli, siccome vivo a Firenze, lavoro a Firenze, un'attività in proprio, artigianale, artistica, erano da mesi che non scendevo a Napoli. Quando sono sceso a Napoli ho preso il traghetto per andare verso Ischia e ho visto una luce particolare, molto latticinosa, tutto azzurro, stavo al centro del golfo, non vedevo più la costa, il mare azzurro, il cielo azzurro, l'orizzonte azzurro, ho avuto un'emozione così forte in maniera talmente esplosiva, dove le lacrime mi solcavano il viso, l'acqua, eccola qua, l'acqua che mi solcava, e quindi questa esplosione del mare, e quindi verso la luna, verso l'universo. Meraviglioso. Ho potuto rappresentare una mia semplice emozione. Un'altra opera di Spitaletta Antonio, Villa Sora, a Torre del Greco. Cosa rappresenta questo quadro invece? Diciamo che questo quadro rappresenta Villa Sora, che non è altro che un sito archeologico di 2000 anni fa a Torre del Greco, che fu coperto dall'eruzione vulcanica di 2000 anni fa, cioè del 20, se ricordo bene, 26-27 dopo Cristo. E io mi trovavo proprio lì, penso 6 anni fa, e mi osservavo questo sito archeologico che i Borboni nell'Ottocento l'avevano portato alla luce. Osservando questo sito mi ero immerso nella vita di quell'epoca, dove si vedevano proprio questi reperti archeologici, le mura affrescate, quindi ho immaginato il pittore che affrescava le mura, ho immaginato il padrone di casa che girava nei meandri della villa. Poi addirittura immaginate la vita che andava oltre la villa, che poi il mio sguardo era occluso proprio dalla coltre di terra. Quindi immaginate oltre la terra, cosa si poteva immaginare come reperto archeologico, quindi vita, altra gente, altri luoghi, altri sobborghi. Poi a un certo punto nel contemplare questa sensazione, questa visione, mi giro alle spalle e vedo il golfo, Capri, Ischia, il mare, e mi viene una forte emozione immaginare che 2000 anni fa c'era sulla stessa soglia della villa qualcuno che vedeva le stesse cose che vedevo io adesso. Quindi avevo avuto una percezione temporale, spaziale, che si era annullata, cioè 2000 anni non esistevano più. E quindi questa emozione così forte è nata in me, questa immagine. Io ho visto proprio sull'orizzonte degli elementi che si sdoppiavano, che si moltiplicavano, quasi come delle generazioni che si sono succedute fino a noi. Bene. E questa moltiplicazione, questo sdoppiamento, eccole qua. Quindi.